Good morning full timers, episodio 11, accidenti quanto passa il tempo. Bene, siamo in Galizia, siamo sul promontorio di Cabo Hom. Purtroppo il tempo non è dei migliori perché in Galizia si sa, piove spesso. Noi siamo fortunati perché per il momento non sta ancora piovendo. Stiamo seguendo la costa affacciata sull'oceano Atlantico, pian pianino stiamo guardando con attenzione nuove soste, nuove insenature, nuovi posti dove fermarci e come sempre ve li segnaliamo tutti sul nostro blog, sulle pagine del nostro blog, qui sotto in descrizione. Per chi è nuovo, mi raccomando, chi è appena arrivato sul nostro canale YouTube, iscrivetevi cliccando qui sotto, e per invece i soliti affezionati, benvenuti ancora a questa nuova puntata. Siamo di fronte alle isole Cies, che si possono intravedere dietro di me. E le isole Cies sono state segnalate da Forbes nel 2007 come uno dei posti più belli al mondo, in particolare una spiaggia, una delle 10 spiagge più belle del mondo. Siamo venuti qui a piedi, abbiamo lasciato il camper in sosta a circa 5-6 km, abbiamo seguito un sentiero e siamo in sosta alla Praia di Nerga. Vi farò vedere delle immagini, vi dirò dov'è la sosta. È un posto molto bello per fermarsi, soprattutto in bassa stagione. La spiaggia è piccola, c'è poco posto per fermarsi, quindi evitate assolutamente di venire durante l'estate. L'ideale è questo periodo, o verso maggio, giugno, fine maggio, primi di giugno. Poi dopo le spiagge si affollano ed è difficile l'accesso con camper di grosse dimensioni. Per i furgonati non c'è problema. Bene, per ora è tutto, noi torniamo verso casa e spero che si senta l'audio, c'è molto vento, il posto è meraviglioso e come sempre ve lo consigliamo. Ciao! Questa è la nostra sosta, siamo sulla spiaggia di Nerga, il parcheggio è piccolino, è in sabbia come potete vedere, sabbia compatta, abbiamo trovato posto perché siamo fuori stagione ma in estate è sicuramente molto pieno. La cosa meravigliosa è che potete godere di questa spiaggia davvero stando a pochi passi dall'arenile. Vi faccio vedere, ecco qua. Questa è la spiaggia di Nerga, è una delle più belle della zona. Da qui si possono fare meravigliose passeggiate, si può andare verso il faro come abbiamo fatto noi ieri e insomma un posto meraviglioso.
Praia di Lagos, seguendo il sentiero azul dalla nostra sosta in 10 minuti si raggiunge questo luogo meraviglioso, questa spiaggia incontaminata. In questo periodo non c'è nessuno, acqua cristallina, un posto assolutamente da non perdere se passate a queste parti. Tutte le indicazioni in descrizione sul nostro blog e prossimamente anche un articolo molto dettagliato su dove fermarsi, dove sostare da queste parti in sosta libera. Mi ero dimenticato di farvi vedere la sosta. Praia Ancoraduro, questa è la sosta, vi lasciamo le coordinate GPS in descrizione qui sotto al video e sul nostro blog faremo un articolo dedicato. Il posto è meraviglioso, come sempre avevamo una segnalazione, era possibile sostare fino alla scorsa estate in questo parcheggio, ma sono apparsi cartelli con divieto di sosta per le autocaravana. Noi ci siamo fermati all'esterno dove non c'erano divieti, c'è un altro piccolo parcheggino. A pochi passi dalla sosta ci sono due spiagge meravigliose, ci sono tavolini per il barbecue, c'è una fontanella di acqua non potabile per lavare le vostre stoviglie. Il posto è davvero incantevole, tranquillo. Il sendero azul vi consente di fare escursioni a piedi, in bicicletta o di corsa, insomma un posto meraviglioso da assolutamente non perdere. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se avete commenti lasciateli qui sotto, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, nuovi video arriveranno nei prossimi giorni. Noi continuiamo il nostro viaggio lungo la costa occidentale della Galizia a esplorare nuove coste. Che dire, per ora è tutto, buona vita!